Questa forza elettromotrice indotta nel circuito secondario fa scorrere una corrente nel secondario in base alla legge di Ohm. La forza elettromotrice è uguale a R per I. Siccome la forza elettromotrice indotta cala esponenzialmente nel tempo, anche la corrente indotta nel secondario, I2, cala esponenzialmente. La ricaviamo banalmente con la formula inversa dividendo F2 su R2, quindi andiamo a sostituire alla forza elettromotrice indotta nella bobina l'espressione trovata prima e dividiamo per R2. La terza domanda del problema era: calcola in quale istante di tempo questa corrente indotta nel secondario diventa 5 mA. Si tratta quindi di risolvere un'equazione esponenziale. L'equazione è I2 5 mA uguale Mimax, questo esponenziale diviso tau 1 R2. L'incognita è l'istante di tempo t. Perciò portiamo l'esponenziale a sinistra, qua al denominatore, sotto a I2, e poi la portiamo al numeratore cambiando di segno l'esponente. Quindi abbiamo e alla t su tau 1 a sinistra. A destra ricopiamo tutti i vari fattori e poi dividiamo per I2 che vale 5 mA. La nostra incognita è il tempo, quindi ricaviamo tutto l'esponente t su tau 1 facendo il logaritmo decimale naturale di questa quantità. Questo passaggio lo possiamo vedere sia in modo formale facendo il logaritmo naturale di entrambi i membri. Il logaritmo naturale è la funzione inversa dell'esponenziale, quindi si annulla con l'esponenziale e rimane l'esponente t su tau 1, mentre a destra compare il logaritmo naturale. Oppure, questo passaggio lo possiamo vedere in modo più ragionato, più intuitivo, in un modo non formale, ricordando che cosa significa logaritmo naturale. Vuol dire quell'esponente da dare alla base e per ottenere questo risultato. Il logaritmo, infatti, è l'esponente. T su tau 1 è il logaritmo perché è l'esponente da dare alla base e per ottenere questo risultato. Infine ricaviamo t moltiplicando per il logaritmo per tau 1. Andiamo semplicemente a sostituire i valori numerici e quindi tau 1 costante tempo del circuito primario, m il coefficiente di induzione del solenoide sulla bobina che abbiamo calcolato poco fa. Di nuovo tau 1, R2 la resistenza del secondario 50 ohm, la corrente massima del primario che abbiamo calcolato all'inizio era mezzo ampere e la corrente I2 che è 5 mA, 0,050 ampere. L'argomento del logaritmo fa 8 e giustamente tutte le unità di misura si semplificano. Infatti, Henry è joule su ampere quadrato, secondo ohm lo ricopio. Poi ampere quadrato lo vedo come ampere per ampere. Ampere per secondo è coulomb. Ampere per ohm è volt. Ma coulomb e volt è joule. E quindi si semplifica con i joule al numeratore e giustamente l'argomento del logaritmo non ha l'unità di misura. Altrimenti non avrebbe senso fare il logaritmo, per esempio, se fosse venuto metri. Il logaritmo di 8 metri non ha senso perché il logaritmo di 8 sì, ma il logaritmo di metro no. Infine, finendo il calcolo, troviamo un tempo di circa 0,65 millisecondi. Questo è l'istante di tempo in corrispondenza del quale la corrente elettrica indotta nella bobina nel secondario, corrente elettrica che sta diminuendo esponenzialmente nel tempo, sarà ecco 0,65 millisecondi, l'istante in cui questa corrente sarà scesa a 5 mA.